Con il presidente Obama l'Asia Pacifico è diventata la regione più importante per gli Stati Uniti. Come sappiamo, è stato il noto pivot o riequilibrio o riallineamento, la focalizzazione della politica estera americana su quest'area appunto strategica. Per due motivi, naturalmente, il primo è il dinamismo della Cina e dell'area stessa, che continua a crescere a tassi intorno al 4-6%. Mentre gli Stati Uniti stessi e la zona dell'Unione Europea, l'Eurozona, hanno crescite molto più deboli, ma ancora più importante è forse il fatto che gli Stati Uniti hanno raggiunto l'autosufficienza energetica, anzi adesso esportano petrolio, la ragione per cui il Medio Oriente non è più così importante come in passato per gli interessi strategici del paese. Non è facile dare un giudizio complessivo sulla politica estera in questi 8 anni per la complessità dei problemi. Ci sono però, a mio parere, parecchi risultati positivi non trascurabili. Innanzitutto è giunto in porto finalmente l'accordo, la Trans-Pacific Partnership, che era in gestione dal 2008, anzi sostanzialmente dal 2005, che coinvolge paesi sul versante pacifico dell'America del Nord e dell'America Latina, nonché molti paesi dell'Asia, naturalmente non la Cina, perché una delle funzioni era quella di contenere la Cina. Un altro aspetto, a mio parere, molto importante è il fatto che, nonostante gli esperimenti missilistici e nucleari della Corea del Nord, non c'è stata nessuna corsa al riarmo atomico. La proliferazione nucleare è stata fermata dall'atteggiamento abbastanza deciso degli Stati Uniti nella difesa della Corea del Sud e del Giappone. Un terzo aspetto, relativamente, se vogliamo dire, curioso, è che gli Stati Uniti stanno facendo manovre militari congiunte con un nemico storico, cioè il Vietnam, qualcosa che non era concepibile. Un ulteriore aspetto che direi, pur essendo il paese l'India al di fuori dell'Asia orientale, è appunto il fatto che gli Stati Uniti sono riusciti a coinvolgere l'India in numerosi accordi. Restano però naturalmente dei punti in sospeso, dei problemi che la prossima presidenza dovrà risolvere. Innanzitutto appunto il contenimento o la cooperazione con la Cina. Le due parole sono in realtà, nella realtà, praticamente dei sinonimi. La Cina però ha sempre mantenuto negli ultimi anni un atteggiamento molto assertivo, direi in qualche caso addirittura aggressivo. Un altro aspetto che naturalmente deve essere risolto è la Corea del Nord con i missili e le armi nucleari. Da ultimo, non indifferente, è la posizione del Giappone e della Corea del Sud, che non si fidano più completamente della protezione americana. Il voto, forse direi una sufficienza, non data giusto per incoraggiamento, ma una sufficienza completa.